Bovalino. Qualcuno di voi conosce o è mai stato a Bovalino? Sa dove si trova? Calabria. Era la perla dello Ionio, ma quando sono nato io nel 1982 Bovalino era già la terra dei sequestri di persona. 18 sequestri abbiamo avuto su 180 che ce ne sono stati in tutta Italia, un record nazionale. La prepotenza era di casa, dovevi pagare il permesso di esistere. Noi a Bovalino vivevamo con gli elicotteri sulle nostre teste, da ragazzini giocavamo a pallone in mezzo ai blindati dell'esercito, ai militari con i mitra, e ci sembrava normale. Io vivevo in una grande casa con mia mamma, i nonni, gli zii, una famiglia allargata. Avevamo una piccola azienda di mobili che dava lavoro a circa 20 operai. I miei non avevano mai ceduto alle richieste d'estorsione. E così una notte, avevo 6 anni, arriva una telefonata. Venite, la fabbrica va a fuoco. Ricordo ancora quelle fiamme altissime. Bruciano tutto. Noi tentiamo di ricominciare. Ma le banche, che con disinvoltura accettavano i soldi dei sequestri, invece di aiutarci ci chiedono indietro i soldi dei mutui della fabbrica. L'anno dopo ammazzano mio padre. Chi è stato? Non si sa. Non si era mai compromesso in nessun modo, non aveva nemici, quindi ci dicono è più difficile trovare il colpevole. Archiviano il caso. Il paradosso degli onesti. No. Non era una terra dove poter vivere. Nel 93 via Modena ci trasferiamo, a scuola non parlo mai di mio padre, non dico quello che è successo, rimuovo il dolore. Poi a 20 anni scoppio in un pianto liberatorio, non so bene, mi scatta qualcosa. Prendo coraggio, chiedo il fascicolo al tribunale di Locri delle indagini che avevano archiviato. Basta una visura camerale e scopro chi si era preso il terreno dove c'era la nostra fabbrica. Un boss dell'Andrangheta. Io già al tempo facevo il giornalista, decido di indagare, solo che a Bovalino, al paese mio, ho contro chi dovrebbe sostenermi. Commercianti, medici, avvocati, molti legati da relazioni massoniche. Le logge in Calabria rinnegano il potere mafioso quando non gli serve. La utilizzano. È come se lo utilizzano quando gli fa comodo. Mi dicono, lascia perdere. Ho chiesto la riapertura del caso. Non lascio perdere.